passo alla volta, una sfida dopo l'altra. Niente calcoli, niente tabelle di marcia. È con questo spirito che la Fidelis intende affrontare gli ultimi quattro ostacoli sulla via della Lega Pro. A cominciare dall'impegno col Manfredonia, collettivo di scena al degli Ulivi, per dare il via a una passerella che celebri degnamente la già acquisita permanenza in Serie D. Zero pressioni dunque per gli uomini allenati da Massimiliano Badacca, ma tanta voglia di ben figurare anche in casa della capolista. Capolista che dal canto suo non deve permettersi distrazioni e può contare più che mai sul supporto di una tifoseria decisa a recitare il ruolo del dodicesimo uomo in campo. Emergenza attacco per Giancarlo Favarin, che dopo Olcese perde per infortunio in extremis pure Lattanzio, portato comunque in panchina al pari del sempre convalescente Strambelli. Spazio dunque a Volpicelli nell'inedito terzetto offensivo di partenza, completato da Oliveira e Moscelli, mentre Giraldi affianca Matera e il rientrante Piccini a centrocampo. Le prime deboli fiammate sono di marca ospite. Coccia trova ben presto un varco interessante sulla sinistra, ma Cilli rimedia alla disattenzione dei compagni di reparto. Non serve invece l'intervento dell'estremo andriese sul tentativo fuori misura di Antonio Gentile dalla distanza. Di qui in avanti è solo Fidelis. La soluzione a giro di Volpicelli non è sufficientemente angolata per impensierire De Gennaro, che poi si limita a osservare il pallone calciato da Giraldi oltrepassare la traversa. Le migliori occasioni, però, i biancazzurri le fabbricano nella seconda metà della frazione inaugurale. Vedere per credere il colpo di testa in corsa che Oliveira spedisce sul fondo, mortificando la precisa assistenza di Lavopa. Per non parlare della colossale chance sprecata da Moscelli a seguito del buon lavoro dei Volpicelli. Non ha fortuna nemmeno Matera, la cui rasoiata dal limite costringe De Gennaro a rifugiarsi in corner, e infine vanificata da una posizione di offside la rocambolesca rete che Moscelli realizza subito prima che l'arbitro romano Minafra mandi le squadre a riposo. Lo 0-0 tuttavia ha i minuti contati, ne bastano infatti 4 nella ripresa perché la capolista pervenga al sospirato vantaggio, merito di Fabio Moscelli che su calcio di punizione rispolvera un pezzo pregiato del proprio repertorio e spiana la strada alla conquista dei 3 punti. Gli ospiti abbozzano una reazione con Vergori, il cui missile a lunga gittata si abbassa troppo tardi per centrare il bersaglio. Restando in tema di missili, è invece precisissimo quello che parte dal destro di Moscelli al 15°. Galvanizzato dalla prodezza precedente, il capitano fulmina ancora De Gennaro sul palo alla sua sinistra per poi festeggiare sotto la curva nord il gol personale numero 11 in campionato. La partita in pratica finisce qui, sebbene vada segnalata un'altra opportunità per parte. Sono i rispettivi numeri 8 a procurarsela, ma mentre la conclusione del generoso Piccini pecca di precisione, sulla botta mancina di Antonio Gentile è necessario un intervento super dell'attento Cilli. L'ovazione per Moscelli, sostituito dall'esordiente rumeno Sundas, chiude la cronaca di un derby che ha visto le due contendenti raggiungere gli obiettivi prefissati. Il Manfredonia ha onorato appieno l'impegno, la Fidelis ha tenuto a distanza il Taranto e ora spera di recuperare almeno Lattanzio per la difficile trasferta di Cava dei Tirreni.